Salve, ben arrivati nella mia cucina errante. Abbiamo fatto il sondaggio, se avete visto i filmati precedenti avevo chiesto di dare un vostro parere, ebbene ha vinto errante, quindi la mia cucina, la cucina da camper è una cucina errante, come il castello. E cosa facciamo oggi? Anche qui c'è un filmato precedente che preannuncia questa ricetta che è fatta con la regina di San Daniele. È una trota affumicata salmonata di altissima qualità e ovviamente come per il salmone si possono fare gli spaghetti con la trota, si possono fare un'insalata, si possono fare gli aperitivi mettendo semplicemente una fettina di pane tostato con del burro e un pezzettino di trota salmonata sopra. Questo è quello che si fa normalmente, ma si può fare anche la frica con la trota salmonata. La frica è una specie di frittata, ma non è una frittata perché non ci sono le uova, che si fa sempre da quelle parti e che si cucina con la patata, la cipolla e il taleggio. Si fa una specie di schiacciatina e poi che si avvolge sulla contorno al quale si avvolge la trota. Allora, la frica si parte con la patata cruda, la frica originale, poi si mette la cipolla, il taleggio e si fa cuocere girandola piano piano da una parte e dall'altra. In camper partire dalla patata cruda vuol dire fare troppo gas, quindi taglierò la patata a pezzi, la lesserò velocemente in pentola a pressione, pulirò la cipolla, la farò andare in padella in modo da biondirla e caramellarla un po', dopodiché mescolerò la cipolla con la patata e un pezzo di taleggio che farò sciogliere fino ad ottenere una specie di frica. Dopodiché questi pezzettini di frica li arrotolerò nelle fettine di trota di San Daniele, che adesso vi faccio vedere. Allora, tiriamo fuori. Vedete che le fettine di trota sono delle striscette così, nelle quali metterò un pezzettino di questa frittata e poi la rotolerò in modo da fare come dei bocconcini da mangiare come aperitivo. Quindi adesso farò lesserò la patata e preparerò la cipolla, dopodiché ci vediamo per lavorare il tutto insieme.
ecco il piatto finito, vedete, sono dei rotolini di trota salmonata con dentro un pezzettino di frica morbido. La frica può essere croccante o morbida. In realtà il problema di farlo con la patata lessa è che alla fine è molto morbido, quindi bisogna farlo freddare bene prima di tagliarlo e di fare i rotolini. Però devo dire che il sapore è veramente squisito. Io era la prima volta che lo facevo, l'ho assaggiato mentre facevamo ed è veramente, veramente una cosa sfiziosa e di gusto. Quindi vi auguro buon appetito, buoni chilometri, mangiate sempre cose buone e soprattutto fatevi dei regali di sapori delle nostre meraviglie italiane. Arrivederci, buon viaggio!